E quanta gente giustifica se stessi di dare l'elemosina, dice, ma come darò questo che io darò andrà a comprare vino per ubriachiarsi. Ma se lui si ubriaca è perché non ha un'altra strada. E tu cosa ne fai di nascosto che nessuno vede? E tu sei il giudice di quel povero uomo che ti chiede una moneta per un bicchiere di vino. Mi piace ricordare l'episodio del vecchio Tobia che dopo aver ricevuto una grande somma di denaro chiamò suo figlio e lo istruì con queste parole: a tutti quelli che praticano la giustizia fa elemosina. Non distogliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo. Sono parole molto sagge che aiutano a capire il valore dell'elemosina. Io ricordo una mamma, aveva tre figli, sei, cinque, 3 anni più o meno. E sempre insegnava ai figli che si doveva dare elemosine a quelle persone che chiedevano. Erano a pranzo, ognuno stava mangiando un filetto alla milanese, come si dice nella mia terra, impanato. E bussano alla porta. Il più grande va a aprirla e viene, mamma, c'è un povero che chiede da mangiare. Cosa facciamo? Ma li diamo, i tre, li diamo? Bene, prende la metà del tuo filetto, tu prendi l'altra metà e tu prendi l'altra metà e ne facciamo due panini. Ah no, mamma, no. Ah no, tu date il tuo, tu dati quello che ti costa. Questo è coinvolgersi col povero. Io mi privo di qualcosa di me per dartela a te e ai genitori attenti. Educate i vostri figli a dare così le limosine, a essere generosi con quello che hanno.